Mister Capuano, parliamo di questa partita, un Taranto che ovviamente arriva sull'onda dell'amore dei propri tifosi e dell'ultima vittoria conquistata in casa. Arriviamo a giocarci una partita avendo solo due squadre davanti a noi, penso un traguardo insperato, impossibile per chiunque, non per noi, perché noi abbiamo sempre lavorato giorno dopo giorno con grande umiltà, con grande fase abnegativa, e questo è il regalo più notevole che i ragazzi potessero fare a loro stessi, perché se domani noi ci giochiamo questa partita con questa classifica vuol dire che c'è un lavoro fatto nella scelta dei giocatori e quando abbiamo iniziato il ritiro di Cascia. Quindi domani ce la godiamo questa partita contro una grandissima squadra, contro una squadra che è partita per vincerlo il campionato, non per arrivare nelle prime due o tre. Ce l'andremo a giocare con tutte le difficoltà del caso, però ci andiamo a godere la classifica attuale, che questi ragazzi hanno non meritato di più, con tutte le problematiche che abbiamo convissuto non giocando in casa, andando a giocare in campo neutro, campo chiuso, non si sapeva dove allenarci, quindi ne abbiamo passate di tutti i colori, però diciamo, almeno ci auguriamo che il brutto è passato. È arrivato anche il riconoscimento del tecnico Zauli del Crotone, che ha parlato di scontro diretto. Questo ci inorgoglisce, al momento la classifica dice questo, però noi siamo partiti con obiettivi totalmente diversi e a 12-13 giornate dalla fine aver acquisito la salvezza matematica per noi è come aver vinto il campionato. Adesso ci giocheremo tutte le partite come le partite della vita, poi alla fine faremo i conti. Infine, ancora una volta ci vorrà un po' di creatività da parte sua perché c'è qualche assenza. Ma è tutto l'anno che si convive con tante assenze e domani avremo delle assenze importantissime in un settore specifico, cercheremo di trovare le giuste soluzioni affinché la squadra abbia sempre un equilibrio importante.